A partire dalle 10 di questa mattina, migliaia di napoletani e turisti hanno affollato Piazza Plebiscito in attesa della Befana dei pompieri. Come da tradizione negli ultimi anni, l'amministrazione comunale, insieme al Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco, ha promosso infatti la festa della Befana, che ha visto come protagonisti bambine e bambini della città. Pompieropoli e i vigili del fuoco ormai sono una tradizione consolidata nella nostra città, un percorso ludico ma anche educativo, e la festa della Befana è il momento di riappropriazione degli spazi cittadini da parte dell'infanzia, che dovrebbe essere forse una delle più grandi ambizioni anche del prossimo futuro. I vigili del fuoco hanno calato dall'alto la Befana offrendo regali e caramelle ai presenti. In piazza è stato poi allestito Pompieropoli, il percorso ludico creativo con gli automezzi speciali dei Vigili del Fuoco e il percorso educativo didattico sull'educazione stradale dell'associazione di volontariato ASSOE. Sì, c'è tantissima gente, del resto è il culmine di un periodo festivo eccellente da questo punto di vista per la città di Napoli. Abbiamo avuto presenze tutti i giorni, quindi il risultato è magnifico. E oggi culmina nel miglior modo possibile. Poi un ringraziamento lo voglio però fare anche ai Vigili del Fuoco. Tra l'altro quest'anno doppia Befana, perché sabato pomeriggio la Befana alla Mostra d'Oltremare, sempre Vigili del Fuoco, c'erano meno di 2.000 persone, è stato un successo clamoroso e anche qui in piazza c'è tantissima gente per la tradizionale Befana e Pompieropoli. Un ringraziamento per quello che fanno nella nostra città e in tutte le parti ovviamente del territorio nazionale. Noi esprimiamo davvero gratitudine per un corpo che sta sempre in prima linea con tanta professionalità, competenza, umanità e sacrificio. Questa mattina il sindaco De Magistris aveva fatto visita alla casa di riposo Signoriello di Secondigliano per la consegna delle calze della Befana agli ospiti della casa.